Allora, buonasera a tutti e veramente buonasera perché è molto sentita, perché ovviamente come sapete questa è il nostro grande ritorno, diciamo, dopo 2 anni di quello che abbiamo passato, che voi conoscete ovviamente come me molto bene, soprattutto chi l'ha vissuto poi nell'ospedale o a contatto con i pazienti, per parlare dei medici, ma sicuramente anche la popolazione tutta, no? È inutile che rivanghiamo queste tristi cose. 2 anni che ci hanno visto fare una serie di incontri che qui vedete riportati, dal 2014, io non mi ricordavo neanche più che fosse ormai passato così tanto tempo, ma nel 2014 abbiamo avuto questa idea, anzi, dottor Bonomo, che conoscete tutti, ha avuto quest'idea che è stata ovviamente poi portata avanti molto volentieri da tutto il Consiglio, di fare un qualcosa che fosse al di fuori, completamente al di fuori di quello che normalmente un ordine professionale organizza. E questo era stato pensato come un qualcosa che avrebbe potuto avvicinare maggiormente la popolazione all'ordine professionale, che doveva essere visto non più come un castello solo per pochi eletti e che difendeva degli interessi corporativi, ma qualcosa che invece doveva aprirsi alla popolazione tutta e sostenere gli interessi di tutti, che potevano essere anche tutti i pazienti, perché tutti poi purtroppo prima o poi magari potremmo diventarlo. E quindi è venuto fuori questa idea di coinvolgere questi nomi importanti della letteratura, della filosofia, della politica, eccetera, e che devo dire che ha avuto un successo veramente notevolissimo, oltre le nostre più rosee aspettative. Quindi di anno in anno abbiamo abbiamo riproposto questo programma. Devo dire che siamo stati anche molto sostenuti da tutti voi, perché in effetti abbiamo ormai un pubblico affezionato che ci ha seguito in questi anni e evidentemente ci continua a seguire. Oggi siamo in una collocazione diversa e saremo nei prossimi 3 incontri sempre qui al Faragiana, e anzi ringrazio il Faragiana e il direttore per l'ospitalità e per tutto quello che ci ha offerto in queste serate. E questa scelta diversa è stata determinata da problemi organizzativi particolari, per cui abbiamo dovuto poi a un certo punto cambiare sede, ma siamo molto contenti di questo e spero che anche voi lo siate. Sicuramente qui abbiamo a disposizione una attrezzatura, delle caratteristiche tecniche molto diverse e quindi sicuramente io spero che il supporto, essendo migliore, anche tutto riuscirà meglio. Comunque il concetto è sempre quello, qui vedete tutte i nostri interventi, vedete che sono tanti, avanti, ma io la farò breve, siamo passati dopo 2 anni di cose tremende che hanno portato, come vedete, da una parte a un numero di caduti medici notevolissimo. Questo è l'ultimo numero che viene aggiornato, chiaramente il grosso è avvenuto nei primissimi mesi della pandemia, ma siamo arrivati comunque, come vedete, a 370 medici deceduti per cause di servizio, diciamo, a contatto con i pazienti, infetti e via dicendo, e quindi un numero veramente notevole. Ma siamo passati da una situazione in cui i medici erano degli eroi, tutti pregavano per noi, tutti volevano sostenerci in tutti i modi, non solo i medici ma anche ovviamente anche gli infermieri piuttosto che altri, e siamo arrivati invece a una situazione, come sapete tutti, di contestazione, di problematiche
sempre maggiori, di presenza di grosse problematiche anche nell'ambito dei Novax, quindi tutta una serie di cose in cui l'ordine purtroppo ha dovuto essere presente, interessarsi non tanto dei veri problemi per cui è bene che un ordine ci sia, ma di tutte queste cose, ecco, questa lotta continua che veramente è stata una cosa stressante e molto anche deludente perché vedere che una parte, per fortuna esigua, di categoria medica abbia seguito delle idee assolutamente malsane e contrarie alla medicina non può certo far piacere. Ma finita la pandemia, non siamo neanche riusciti a respirare un po', a guardarci un po' in giro e siamo subito piombati in un'altra situazione che voi conoscete bene, che tutti i giorni ci lascia col fiato sospeso, non sappiamo quello che succederà domani, ma certamente le prospettive non sono delle migliori, ma anche qui vedete che i medici hanno svolto e stanno svolgendo un ruolo estremamente importante. Questi sono alcune vittime, vedete anche alcune donne molto giovani, peraltro, che hanno perso la vita nell'assistere feriti, nell'assistere la popolazione. Recentemente mi è arrivato proprio da Fnoceo una foto di una dottoressa molto giovane, un primario dell'anestesia di Kiev, che è stata centrata da una bomba mentre in una tenda ospedale cercava di curare i feriti che erano lì presenti. Quindi morta lei, morti tutti i feriti presenti nella tenda. Quindi questo per dire che in che situazione siamo piombati, ma noi comunque abbiamo lo stesso cercato di uscire da queste brutture che ci hanno circondato e ci circondano ancora, pensando di fare una cosa che cerchi di stimolare un po' la vita, un po' la ripresa della nostra attività, di vedere in futuro un po' migliore e un pochino più di soddisfazioni. Io spero che sia così e ce lo auguriamo tutti. Quindi io vi saluto ancora, vi ringrazio per la presenza che comunque mi sembra molto importante, devo dire, tenendo conto anche che è un mercoledì di Coppa e gli Juventini praticamente non ci saranno, ma a me interessa poco perché comunque. Importante che purtroppo sarà sempre il mercoledì, perché questo è il giorno che abbiamo a disposizione. Io vi ringrazio, a questo punto passo la parola, no, non passo niente, partirà la musica, la musichetta, lo stacchetto musicale che il nostro esimio dottor Bonomo ha preparato, che poi lui inizierà e commenterà la musica e chiaramente presenterà l'ospite di questa serata. Grazie a tutti e buon ascolto. Buonasera a tutti. Allora, intanto benvenuti e bentornati, forse meglio dire bentornati. Perché
Perché questa canzone? Qualcuno l'ha riconosciuta? Sì, penso di sì. Allora, questo è un brano del 1974 ed è un brano suonato dalla PFM, in questo caso riedito con un'orchestra sinfonica, ed intitolata La Luna Nuova. Perché vi racconto questa cosa qua? Perché io nel 74, ahimè, c'ero e ho comprato questo disco, è un LP. E se qualcuno di voi, come sono certo, ce l'ha, sa che nella prima pagina, nella facciata A, c'è l'immagine di un'isola rigogliosa, un'isola molto bella, molto verde, così. Aprendo l'LP, tirando fuori il disco, quello che appare sotto è un'isola completamente bruciata, è un'isola senza più niente di vita, niente più verde, e quindi c'è il titolo di questo disco, è L'Isola di Niente. Mi fa pensare che questo LP, questo disco, sia stato scritto ieri, l'altro ieri, perché quello che sta succedendo in Ucraina in questo momento è una situazione estremamente simile. Io vorrei leggervi solo le prime due righe dell'inizio della parte cantata, che non abbiamo sentito solo quella suonata. E secondo me, se fate caso alle parole, è sicuramente una, come se fosse una descrizione veramente dell'altro ieri, di quello che ci vediamo noi tutte le sere in TV. Ed è stata scritta nel 74. Dice: La luna nuova, premiata Forneri Malconi. Cielo di marzo di luna nuova, sogni di fortuna, saggi ubriachi tra fuochi accesi a bruciar paure. Canta il vecchio la follia dell'ultimo re, canta il bimbo la magia dell'alba che vedrà. Grazie. Bene, detto questo, la presentazione di questa sera, la presentazione della nuova edizione di Mettiamo in ordine le idee, penso che abbiate tutti visto l'invito. Ci saranno quattro serate che io le ho considerate quattro ponti, quattro pilastri, quattro ponti per definire questo dopo. Che cos'è il dopo? Il dopo fino a poco tempo fa era un avverbio di tempo, adesso è assurdo ai valori di sostantivo, perché noi stiamo aspettando il dopo. È indispensabile. Perché aspettiamo il dopo? Perché abbiamo provato il prima e sappiamo com'era il prima, e adesso siamo di fronte al dopo. Quindi è una cosa assolutamente desiderata, la vogliamo tutti, però nello stesso tempo è anche temuta, e con quello che sta succedendo è ancora più temuta. Noi abbiamo cercato di mettere questi quattro ponti. Il primo di questa sera, e uno per ogni ospite che abbiamo, questa sera abbiamo il professore Fabio Gabrielli, che è un filosofo, insegna antropologia filosofica, ed è una persona che io ho sentito parlare una relazione qualche anno fa, e mi ha colpito per la chiarezza del suo modo di esprimersi e del coinvolgimento che riesce a dare. Secondo me le conferenze, gli incontri del professor Gabrielli sono un qualcosa di estremamente coinvolgente dal punto di vista del rapporto umano. Quindi nel nostro primo ponte ci mettiamo il rapporto umano, che deve essere comunque tenuto al meglio possibile e annaffiato, cercate di farlo crescere per forza. Il secondo pilastro, avremo la dottoressa Tedesco, Simona Tedesco, che è la direttrice di un mensile di turismo, che è Dove, penso che lo conosciate, è un mensile molto bello in realtà. Lei è il direttore, o la direttrice se preferite, ha collaborato con Corriere della Sera, ha collaborato con diversi giornali del gruppo Rizzoli Corriere della Sera, e lei viene a parlarci del viaggio. Ora, il viaggio, uno dice: cosa c'entra, che ci azzecca, qualcuno diceva, il viaggio con il dopo. In realtà il viaggio è fondamentale se non lo si pensa come un moto al luogo. Il viaggio non è un moto al luogo, è una condizione dello spirito.
C'è un attore, un autore, scusate, che è tra i miei preferiti, che io sono un fanatico di queste cose, che è Ferdinando Pessoa, che diceva che il viaggio è il viaggiatore e ciò che vediamo siamo noi. Questo è un concetto fondamentale per capire che cosa sarà il nuovo viaggio, cosa vorrà dire girare per il mondo nel dopo Covid, nel dopo guerra, nel dopo... Ci sarà sicuramente un nuovo, in questa alba nuova che vedremo. Il terzo ospite sarà Carlo Cottarelli, che voi sicuramente conoscete, è uno dei più grandi economisti italiani. Ci verrà a parlare del perno dell'economia per quelle che riguardano per ciò che riguarda le decisioni, perché tutto ciò che succede nel mondo ormai è legato a questa situazione economica, dell'economia, e noi ci stiamo chiedendo se vale la pena, se è giusto che succedano questa serie di eventi assurdi per delle questioni economiche, o se forse non dovremmo migliorare e cercare di tornare a quelle che sono le relazioni umane. L'ultimo ospite delle nostre serate sarà il professor Avanzi, che anche lui conoscete, è il rettore, il magnifico, si diceva ai tempi, non so se si dice ancora, sì, si dice magnifico, il magnifico rettore dell'Università del Piemonte Orientale, e ci parlerà del quarto ponte, cioè quello della cultura. La cultura non solo in campo medico, lui è un medico certamente, ma la cultura in generale, cioè io sono convinto che un aumento della cultura, il fiorire della cultura sia un presupposto per riuscire ad avere realmente una vita migliore. La faccio brevissima, chiudo presentandovi il professore Fabio Gabrielli, che invito a salire sul palco. Fabio viene da Como, è filosofo, insegna antropologia filosofica, però sicuramente sarà lui a dirci meglio tutto. Io vi ringrazio dell'attenzione, grazie di essere venuti in tanti, lo dite anche ai vostri amici la prossima volta, cerchiamo di riempirlo, lo facciamo vivere questo teatro. Grazie a tutti e buona conferenza. Beh, grazie, buonasera. Essere qui è magnifico in un duplice senso: è magnifico perché è un teatro magnifico, come dice la parola, e nel senso che gli attribuisce Rilke, il grande Rainer Maria Rilke, uno dei poeti più luminosi della nostra cultura, nella settima delle Elegie Duinesi, quando a un certo punto lui dice "Sein ist herrlich" in tedesco, essere qui è magnifico, cioè è magnifico per l'uomo, per questo esserci, fare parte di questo mondo, di questa natura. Proprio noi, dice Rilke, che siamo i più fragili di tutti gli esseri, eppure ci accorgiamo che la stessa natura ci prende in considerazione. Contiamo qualcosa. Qualcosa, non tutto. Ce ne siamo accorti con la pandemia, no? Quando noi pensavamo ingenuamente di aver addomesticato la natura, di essere al centro del mondo, ci siamo accorti che l'ultima parola l'ha avuta la natura. Il vecchio Spinoza diceva «Nature sumus pars», siamo solo una parte della natura, cioè siamo potenze passive, in relazione con tante altre potenze passive. Detto questo, il mio dopo, ve lo devo dire adesso, perché se ve l'avessi detto prima non vi stareste seduti qui. Io stasera intendo fare un'analisi strutturale, dottrinale, dei prolegomeni ad ogni futura metafisica di Kant. Io spero che il pubblico mi seguirà per queste 3 ore. So che siete tutti molto coinvolti, non aspettavate altro, eh? Molti di voi non hanno visto la partita, io sono milanista e auguro il meglio alla Juventus, ditemi se il Villarreal segna. Scherzi a parte, dopo. Allora, prego la prima slide. Io qui ho messo una serie di testi che sono miei, non per una punta di narcisismo, nel modo più assoluto, né perché voglio essere autoreferenziale, ma perché dovrei pagare il mutuo. Per cui se li acquistate, contribuite in parte al mio pagamento. Li ho messi perché se qualcuno fosse interessato... Lì ho approfondito le poche cose che vi dirò stasera, perché il tema è enorme, quello sulla relazione umana, voi lo capite molto bene. Il vecchio Platone diceva che le cose che contano stanno embracutatois, in brevissime proposizioni, ma io almeno non sono Platone, non riesco a condensare in brevissime proposizioni il grande tema della relazione. Quindi io li ho approfonditi in questi testi qui. Prego, avanti. Questo è un verso di Mariangela Gualtieri, che ritengo la più grande poetessa vivente.
Noi siamo solo confusi, credi, ma sentiamo ancora, siamo ancora capaci di amare qualcosa, ancora proviamo pietà, c'è splendore in ogni cosa. Io l'ho visto, io ora lo vedo di più, c'è splendore, non avere paura. Questo non è l'ottimismo stupido di chi pensa alle nuvolette di marzapane, ai praticelli in fiore, eccetera. È il credere che la vita possa fiorire sempre, che ci sia sempre una liberazione delle possibilità, anche laddove avanza il deserto, dove il deserto sembra avere una parola definitiva. La vita ci sorprende sempre, perché la vita è affamata di vita, la vita vuole vita. Non dovete credere ai profeti di sciagure, coloro che continuano a propinare le passioni tristi. Tristezza, tristezza, tristezza. Il grande Gilles Deleuze, uno dei giganti del Novecento, diceva che essere tristi significa essere fottuti. Io chiedo scusa alle signore soprattutto per l'espressione, traduco letteralmente. Essere tristi significa essere fottuti, cioè essere controllati. Sopravvivere, non vivere. Essere sempre lì, in uno stato d'ansia perenne. La vita vuole altro. La vita, come dicevo, è affamata di vita. Prego. Non conosciamo mai la nostra altezza finché non siamo chiamati ad alzarci. E se siamo fedeli al nostro compito, arriva al cielo la nostra statura. L'eroismo che allora recitiamo sarebbe quotidiano se noi stessi non ci incurvassimo di cubiti per la paura di essere dei re. Questa è Emily Dickinson. E i poeti, ragazzi miei, sono formidabili. Io vengo da una filosofia applicata alla scienza, quella hard, biologia molecolare, fisica quantistica, eccetera, ma vi posso garantire che i poeti hanno un cambio di marcia che non ha nessuno. In un verso vi dicono quello che un testo ve lo dice in 300 pagine. Sanno andare all'essenziale i poeti, vivono nel sottoscala, un po' in disparte, e riescono a cogliere la vita con maggiore precisione, con maggior distacco e partecipazione nello stesso tempo. Diceva Hugo von Hommerstahl che i poeti sono un po' come dei sismografi, che riescono a trasporre qui e ora vibrazioni di vita che avvengono migliaia e migliaia di miglia lontane. Poeti hanno questa prerogativa. Guardate cosa vi dice la Dickinson. L'eroismo che allora recitiamo, cioè il nostro essere straordinari, che non vuol dire essere eccezionali, non vuol dire questo, non vuol dire arrivare in vetta, vuol dire non interrompere la scalata, cioè la nostra unicità, questo significa essere straordinari, la nostra vocazione, il desiderio che ci abita, noi lo potremo tutti i giorni esibire se non ci incurvassimo di cubiti per paura di essere di lei, cioè se non avessimo paura di mostrare la nostra vocazione. Ognuno di noi ha una vocazione, una natura particolare, un desiderio suo che è chiamato a testimoniare e che questa testimonianza sia riconosciuta. Quanti talenti noi, per esempio, nelle scuole perdiamo proprio per questo? Ognuno di noi ha questa vocazione, questa chiamata, questa voce, ce l'ha dentro e la può radicare nella vita, la può testimoniare. Non dobbiamo avere paura di questo. Prego. Ora, come si radica questa premessa nel discorso che vengo a farvi? Cioè la relazione, come si struttura? Perché oggi c'è questa esigenza di relazione? Il fatto che noi siamo relazione, guardino, è di un'evidenza accecante. Tutto è scambio di informazione. Un grande premio Nobel della medicina, Paul Nurse, diceva che anche i funghi unicellulari, i lieviti, sono scambio di informazione. Un magnifico poeta, Hölderlin, diceva: molto ha esperito l'uomo, molti celesti ha nominato da quando siamo un colloquio e possiamo ascoltarci l'un l'altro. Cioè non sta dicendo siamo linguaggio, capite? Sta dicendo siamo un colloquio, siamo relazione. Questo è un fatto di un'evidenza accecante, ma quando stringiamo ci accorgiamo che qualcosa non torna. Adesso i grandi manager stanno scoprendo che la relazione è centrale nelle dinamiche economiche. La pandemia ha messo proprio questo al centro della scena, la relazione. Io ho curato, chiedo scusa per l'autocitazione, ho curato per una casa editrice di Londra, prima ve l'ho nella slide dei miei libri, l'ho fatta vedere, un testo che sono quasi 800 pagine, con il contributo di tantissime università del mondo, sul senso di angoscia profonda che ha caratterizzato la pandemia e, tra virgolette, la post-pandemia. E da tutte le analisi di questi studiosi, quindi parlo del Brasile, della Thailandia, della Germania, degli Stati Uniti, tutti gli angoli più dispari del Perù, del mondo, ciò che emerge è proprio il tema della relazione.
rimettere al centro la relazione, capire qualcosa della relazione, che non è problem solving la relazione, il compitino quotidiano, non è, con tutto rispetto, del coaching. Credi in te stesso, sii forte, vedrai che ce la farai, tira fuori il tuo talento. Non è questa roba qua, è qualcosa di molto più complesso, che io in qualche modo, con qualche briciola di filosofia, io che sono un artigiano della filosofia, nulla di più, cercherò di mostrare. Allora, la vita. La vita per i greci, noi abbiamo un profondo radicamento greco nella nostra civiltà, la vita per i greci aveva due significati, due termini, zoe e bios. Allora, quel termine di zoe sta a indicare quell'inesausto ciclo di nascite e di morti che è proprio della natura. Quindi questo continuo ciclo della natura, no? La vita naturale, la grande vita. Dentro questa zoe c'è una segmentazione, un segmento che è bios, la nostra piccola vita. Da bios deriva la parola biografia. Quindi le nostre biografie, fragili, imperfette, incompiute, sono un segmento della grande vita della natura. Ora, quest'uomo, che è una biografia della natura, un segmento, come si presenta? Prego. Si presenta come un grande enigma. Noi pensiamo di perimetrare, colonizzare, misurare tutto, no? Cerchiamo di misurare tutto, perché sennò andiamo in ansia, tutto sotto controllo. I famosi genitori elicottero, no? Sui figli. Preparato la cartella? Che cosa c'hai per domani? Gli hai fatti gli esercizi? Cosa hai preso? 7? Cosa ha preso Giuseppe? Questa è la cosa più importante, non si è mai detto, eh? Come 7,3? Perché lui 7,3 più 7, no? Questo controllo continuo, continuo, continuo. Ma l'uomo non è questa roba qua. Non è questa roba qua. Noi di noi stessi sappiamo poco. Non c'è bisogno di citare Freud, che diceva che l'io non è padrone neanche a casa propria, famosissima questa citazione. Sappiamo poco di noi stessi. C'erano due grandi massime di Apollo sul tempio di Apollo a Delfi. Gnodi seuton, conosci te stesso, e medenagan, nulla di troppo. Cioè, chi pretende di conoscere veramente se stesso, prima massima apollinea del dio Apollo, viola la seconda. Cioè nulla di troppo, uomo, non pretendere di conoscere perfettamente te stesso. Nessuno di noi conosce perfettamente se stesso, figuriamoci l'altro. Io lo dico sempre, peraltro, che non conosciamo mai fino in fondo, che è un segreto infinito, per fortuna. Peraltro, io non intendo l'amico occasionale, il migrante, il collega di ufficio, intendo quello che dorme a mezzo metro da voi, quello che vi dorme corricato addosso. Non lo conoscete mai fino in fondo, in qualsiasi momento può mettere sulla scena umana la carta che spariglia. Non possiamo misurare tutto, l'altro è l'innumerabile, l'immisurabile. Qui dentro ci gioca il pudore, chiaramente, eh? Il mistero, che è quello che alimenta la vita. L'uomo quindi è un enigma, questa cosa non l'ho detto io, piccolo artigiano della filosofia, l'ho detta nel quarto libro delle Confessioni, Agostino di Tagaste, meglio conosciuto come Sant'Agostino. Grande filosofo non perché santo, grande filosofo punto. Nel quarto delle Confessioni dice a un certo punto: factus eram ipse mihi magna questio, ero diventato un problema, una domanda, un enigma per me stesso. So di essere estremamente complesso. I greci, che qualcosa della vita hanno capito, quando hanno iniziato a fare filosofia non sono partiti dall'uomo, sono partiti dalla grande volta celeste, dalla natura, che era cosmo, ordine, perché era più facile da ricondurre a unità. L'uomo era molto più difficile da ricondurre a unità, era molto più difficile da misurare. Guardate che la pretesa della misura porta sempre a un atto di prevaricazione, di violenza nei confronti dell'altro. Io ti misuro, io ti perimetro e tu sei come io ti vedo. Invece l'altro e noi stessi siamo degli enigmi. Prego. E questo essere, che è un enigma, che non si conosce mai perfettamente, fa esperienza per il mondo. Dice il poeta arabo siculo dopo il 1000, Ibn Amdis, cito questo poeta arabo siculo per far vedere quanto sono colto. Io. Guardino, io, mio e Dio vanno sempre d'accordo. Io sono il primario, queste le mie infermiere. Io il professore catedratico, questi i miei assistenti. Io, mio, Dio. Siamo talmente assuefati alla voce del nostro io che a un certo punto pensiamo che sia la voce di Dio. Eh? Allora, questo, a parte gli scherzi, questo grande poeta arabo siculo, Amdis, dice:
ma più che valicare il mare è duro ciò che ti costringe a passarlo. Prima parlava del viaggio, Francesco, giustamente. Cioè, più ancora dell'esperienza fatta è il perché noi abbiamo fatto quell'esperienza, cosa abbiamo provato in quell'esperienza. Non che voto hai preso a scuola, cosa mi hai portato a casa oggi, come ti sei sentito in quel momento, che emozioni, che sentimenti ti hanno abitato, che cosa hai messo in campo della tua vocazione per fare questa traversata. Nella parola esperienza c'è la stessa radice di pericolo. L'esperienza è sempre un rischio, è sempre un conflitto con il mondo, è sempre un sporcarsi, diceva Hegel, le mani con il mondo. Ecco perché io uso questa metafora, che noi siamo delle anime pirata, delle anime pirata. La parola pirata viene dal greco peirao, provo, esperimento, assaggio. Noi siamo delle anime che provano, sperimentano, assaggiano, cioè fanno esperienza. Sapendo che non tutto è misurabile e che ci sono tanti enigmi, l'altro e noi stessi. Prego. E facendo esperienza, ancora la Gualtieri, noi cerchiamo questa roba qua, che si colmi la distanza fra ciò che senti e ciò che fai, fra ciò che attendi e indaghi e il poco che sai. Noi cerchiamo di colmare una distanza che non è mai colmabile. La nostra è sempre una conoscenza imperfetta, incompiuta. Ci attendiamo qualcosa, realizziamo qualcosa, ma molto ci sfugge. La pagina finale di quelle brevi lezioni di fisica, che sono state scritte da un grande fisico per l'appunto, la pagina finale a un certo punto dice che c'è l'uomo seduto sul bordo dell'universo, no? A contatto con il molto che non conosce, con il poco che conosce, e dice: e tutto questo è di una bellezza che toglie il fiato. È lo stupore questo. Noi cerchiamo di colmare una distanza, cioè di esercitare conoscenza, perché siamo abitati da un sentimento primario che è lo stupore. Ma stupirsi della vita non vuol dire lo sguardo trassognato, ah che bello, ah che bello. La parola stupore per i greci era thauma. Questo sostantivo, connesso al verbo thaumazo, significa un misto di ammirazione e di terrore. Cioè siamo terrorizzati, angosciati di fronte al molto che non conosciamo, al molto che ci sfugge, all'enigma che noi stessi e gli altri siamo, e nello stesso tempo ammirati da questa bellezza, dalle piccole cose che acquisiamo ogni giorno. Sapete chi è stato che l'ha indicato benissimo tutto questo? Questo stupore come misto di angoscia e ammirazione? Poeta celeberrimo che è Giacomo Leopardi, versi da 4 a 8 dell'Infinito. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. Stupendo, spaura! Cioè, il sentimento radicale dell'umano è questo spaurarsi, cioè questo essere attratti dal molto che non conosce per cercare di segmentarlo, di trarne qualcosa, qualche linfa vitale, qualche elemento di conoscenza. È lo stupore che noi dobbiamo rendere fraterno ai nostri giovani. I nostri giovani, soprattutto questa generazione, è meravigliosa, meravigliosa. Lasciate stare la violenza, l'aggressività, gli imbecilli, questi sono trasversali, ci sono anche qua dentro, io per primo. I nostri giovani, questa generazione, per me è straordinaria, sono attenti ai diritti, contrari alle gerarchie. Sono favorevole alle trasformazioni della vita, alla cosiddetta fluidità, questa trasformazione continua. Attenti all'altro, è una bellissima generazione che va coltivata nello stupore. Gli adolescenti imparano a scuola non perché l'insegnante sappia perfettamente il greco o la matematica o la fisica, questo va benissimo, ci mancherebbe. Imparano, lo sapete benissimo, per fascinazione, per carisma, perché li sai prendere. E i ragazzi, non stanno tanto attenti al concetto, ma al sentire. La relazione, guardino, si fonda non sul concetto, sul sentire si fonda la relazione, o sento o non sento. Vi siete innamorati tutti, no? Molti di voi sono qui con la moglie, e scommetto che tra marito e moglie è come se fosse il primo giorno, eh?
siamo falsi come Giuda, però vi siete innamorati. Ora, io sono convinto che quando vi siete innamorati nessuno di voi la sera prima è stato a casa a risolvere una derivata seconda o una terzina dantesca, no? Vi siete innamorati, al limite per cuccare l'avete usata la terzina dantesca, però perché avete sentito, è evidente, la relazione si fonda su questa roba qua. Allora, i ragazzi, i giovani, gli adolescenti, che sono un profluvio di emozioni, che non si sono ancora tradotte in sentimenti, sapete di cosa hanno bisogno soprattutto a scuola? Di fare teatro. Teatro. Perché? Perché le loro emozioni non le comunicano in casa. Si chiudono in camera con le cuffie, io vedo mio figlio a 14 anni. E anche coi pari fanno fatica perché un po' si vergognano. Allora perché il teatro? Perché nel teatro, il teatro di cosa parla? Di amore, di odio, di invidia, di gelosia, di felicità. Parla di emozioni, parla di sentimenti. Non si espongono in prima persona perché recitano una parte, ma si scongelano. Queste cose me le ha insegnate il più grande antropologo vivente, David Le Breton, di cui io ho curato la traduzione in italiano di Breve storia dell'adolescenza. E ha fatto proprio questa esperienza in un liceo francese, come il teatro poco alla volta abbia scongelato questi adolescenti. E questo è lo stupore, questa roba qua è lo stupore, lo stare all'interno di un mondo di emozioni e di sentimenti. Avanti, prego. E torniamo a bomba sulla relazione. La relazione... Questi sono Ammaniti e Gallese, Gallese è uno del gruppo dei neuroni specchio, Ammaniti è un psicanalista molto bravo. Il processo di attaccamento interagisce con l'intersoggettività. Nel periodo intrauterino si formano le basi delle competenze intersoggettive. Cioè vi sta dicendo che noi siamo già relazioni con queste caratteristiche che vi ho fatto vedere prima, già a livello intrauterino. Noi siamo necessariamente in rapporto con l'altro. Necessariamente in rapporto con l'altro. E questo che conseguenze ha? Avanti. Che è un rapporto con l'altro imperfetto. E qui entriamo nel cuore. Io dico sempre ai miei studenti, guardate, almeno due cose, se riuscite nella vita, leggetele. Uno è Kafka, ma questo è il mio punto di vista. Quindi un altro mi potrebbe dire, io preferisco Pessoa, un altro potrebbe dire io preferisco Montale, un altro io preferisco anche, non c'è niente da dire. E l'altra è la Bibbia. Io considero la Bibbia un trattato antropologico, cioè un trattato scritto dall'uomo per l'uomo sull'uomo. Lì dentro trovate l'uomo, trovate. C'è una ricchezza d'umanità straordinaria. E c'è un episodio della Bibbia che mi ha sempre colpito molto. Qui non c'entra il credo, attenzione, eh? Dio è una cosa molto seria, io faccio già una fatica enorme a occuparmi dell'uomo, figuriamoci di Dio, C'è un capitolo della Bibbia che mi ha sempre impressionato molto, è il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni. Vedete che lì ci sono Cristo e Pietro. Voi sapete che Pietro, che si era vantato di essere fedele a Cristo fino alla morte, ti difenderò in qualsiasi momento, appena gli dicono, ma ascolta, tu sei amico di quello là, e chi lo conosce quello là, no? Classico dell'uomo, no? Questo, no? Tranquillo che ci sono io, ho la prima difficoltà, eh? Allora Cristo sulle acque di Tiberiade, no? Rivede Pietro, ci dice la religione che Cristo sia stato anche uomo, giusto? Se è stato anche uomo aveva sentimenti umani, quindi aveva tutto il diritto di incazzarsi, chiedo scusa per il grecismo. Vede Pietro e Cristo non lo chiama col suo nome Pietro, io voglio vedere se Antonia e Maria sono molto amiche. Antonia si dichiara amica di Maria in qualsiasi momento, guarda, conta sempre su di me. Alla prima difficoltà prende una fregatura, eh? Non è che uno chiama Antoniuccia o Maria mia bella quando si rivedono, no? State un po' sulle vostre. E allora Cristo, questo aspetto umano, sta sulle sue e lo chiama Simone di Giovanni, col suo nome originale, Simone di Giovanni. Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Ricordate questo brano, no? Qui il greco ci aiuta, se no non riusciamo a capire. Il greco ha tre verbi per indicare la dimensione affettiva, il testo biblico, eh? Io non sono un biblista, eh? Quindi mi avventuro in un campo non mio, però so che ha tre verbi per indicare la dimensione affettiva. Epithumeo, che è roba carnale, insomma, fileo, che è l'essere amico, e agapao, che è l'amore assoluto, eh? Incondizionato. Agapao e fileo, state su questi due termini, essere amico
e l'amore assoluto, incondizionato, gratuito, l'amore per Dio, per la giustizia, per il prossimo. Allora Cristo gli pone la prima domanda: Simon Ioanno, agapas me pleon tuton, Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro, di un amore assoluto però? Pietro gli risponde: Kyrios oidas, o ti filo se, Signore, sai che ti voglio bene, usa fileo, ti sono amico? La seconda volta Cristo gli pone la stessa domanda: Simon Ioanno, agapas me pleon tuton, mi ami di un amore assoluto? Kyrios oidas, o ti filo se, quasi risentito, Pietro, te l'ho già detto, ti voglio bene, in senso amicale. Testo greco è proprio un climax, quasi, c'è una tensione ascendente, to triton, per la terza volta, è i terzium, diranno i latini, per la terza volta. Attenzione qua, Simon Ioanno, fileis me pleon tuton, Simone di Giovanni, mi vuoi almeno bene? E certo, te l'ho già detto due volte, te lo dico la terza volta. Allora io mi sono chiesto, perché questo Dio, che dovrebbe pretendere un amore assoluto, e dovrebbe pretendere che l'uomo si innalzi verso questo amore assoluto, è lui che si abbassa verso un amore imperfetto, che è l'amicizia. Io voglio vedere se la vostra compagna vi dice: mi ami caro, ti voglio bene. Rischiate il braccio, lo sapete, no? Se abbiamo l'ortopedico, tanto qua. Io mi sono chiesto, perché? Perché questo Dio? Beh, è una domanda pesante, densa. Perché questo Dio si abbassa e si accontenta di un ti voglio bene? Cioè sa che si fa fatica a dichiarare un amore assoluto. Ci sono altre interpretazioni teologiche, bibliche, le lasciamo ai teologi queste. Io sto a quello che ha suggerito a me. Allora significa che la nostra relazione è imperfetta, è sporca, è spuria, è piena di difetti, è lacunosa. E in questa relazione non dobbiamo vivere, non nella relazione ideale, in questa relazione. Non c'è nessuna fusione in amore, non esiste la fusione. Come fa a esistere la fusione? Che siamo l'uno altro rispetto all'altro. Saremo una cosa sola se no. Avanti. Allora, questi uomini che entrano in una relazione che è incompiuta, imperfetta, lacunosa, come vi ho fatto vedere, ce lo dice il testo biblico, entrano in relazione con delle posture. Noi entriamo nel mondo con delle posture. Le posture hanno un significato molto importante, Pensate al linguaggio non verbale, bla bla bla, molto importante. Ci sono due posture fondamentali, due. Sono proprio due figure geometriche. Prego. La prima, avanti. Questo è il viandante sul mare di nebbia di Friedrich. Voi vedete che c'è quest'uomo in postura verticale, noi non sappiamo dove stia guardando perché è di spalle, in un ambito romantico probabilmente c'è lo strebe e la tensione all'infinito, ma ci interessa poco. Lo vedete? Che è in piedi, eretto, e si puntella sulla roccia addirittura con il bastone. Lo vedete? Che è il dettaglio, il bastone. Cioè si puntella per stare ancora più eretto. Apro e chiudo parentesi per i medici. Un vostro valentissimo collega, Claudio Rugarli, medico internista, ha pubblicato per Raffaello Cortina, mi pare nel 2017, un bellissimo libro, Medici a metà, quel che manca nella relazione di cura, e dice che tra un medico che conosce la storia dell'arte e uno che non la conosce, è meglio quello che la conosce. Uno dirà, beh, vorrei anche vedere, è ovvio, meglio uno colto che uno non colto. No, non solo per questo, perché la storia dell'arte è attenzione al dettaglio. E che cosa sono la fisiologia e l'anatomia se non l'attenzione al dettaglio? Che cos'è la mano che palpa e l'occhio che scruta se non attenzione al dettaglio? L'occhio che guarda una lastra, che cos'è se non attenzione al dettaglio? Esercitarsi nell'arte vuol dire esercitarsi nel dettaglio. Chiudo parentesi. Questa è la posizione eretta, quindi nelle nostre relazioni c'è una postura che possiamo assumere, quella eretta. Questa postura eretta non sempre è sinonimo di franchezza, Spesso è impositiva e violenta, Io, tu, io, mio, Dio, io in piedi, ti guardo dritto negli occhi, proprio dritto, faccia a faccia, volto nel volto, e lo posso fare anche in modo impositivo, per condizionarti, per far sì che sia io al centro della scena. Poi c'è una seconda postura, avanti. Indietro, e Battoni, il beato Bernardo Tolomei e la peste, siamo a metà Settecento, prego, è la postura inclinata, la vedete?
La madre sul bambino è un classico di questa postura, Cioè la pietas, mi inclino, mi metto al tuo livello per raccoglierti, perché siamo fatti della stessa stoffa che è l'umanità, un'umanità fragile. Fare clinica, per esempio, significa inclinarsi, cliné, letto. C'è un manuale per medici che si occupano di oncologia in cui viene detto espressamente che è bene che il medico, se parla con un paziente disteso sul letto, non stia in piedi ma si sieda sul letto. È il raccoglimento, è l'accoglimento, è la tenerezza, l'inclinazione, è la postura della relazione questa qua. Inclinarsi è la postura della relazione. Noi veniamo da un prima, perché il prima e il dopo sono sempre legati, di strette di mano manageriali, molto virili, no? Strette di mano molto forti, il guardare dritto, sii efficace, sii efficiente, sii produttivo, sempre. Guarda dritto negli occhi, non mano sudata, mano che stringe forte. Ma la relazione non è questa roba qua. La relazione è inclinarsi. Abbiamo capito adesso quanto la tenerezza e la gentilezza siano importanti, ma tenerezza e gentilezza non sono frasette da baci perugina, sono il modo per far funzionare la relazione e far fiorire i talenti. Prego, ancora. E la relazione come accoglimento è sempre un'interruzione del nostro io. Questa è una frase di un film molto noto, La corrispondenza, con Jeremy Irons, credo che qualcuno di voi l'abbia visto, questo importante professore che ha come amante una studentessa. Non è autobiografica la cosa, Ecco, bravo, esatto, girato qua vicino tra l'altro, e questo professore a un certo punto scrive questa cosa: mi piace che sapere che interrompi un momento della tua giornata per tenere in mano una mia lettera. La relazione è interrompere un momento della propria giornata per inclinarsi, è un'interruzione delle logiche padronali del nostro io, del soggetto supposto sapere, supposto padrone, direbbe Lacan. Interrompersi, fare spazio. Avanti. E noi facciamo spazio a che cosa? Facciamo spazio a qualcuno che è straordinario, quel re di cui vi parlavo nella poesia della Dickinson. E perché l'altro è straordinario? Cioè, che cosa ci distingue l'uno rispetto all'altro? Il nome come volto e la voce. Noi siamo l'uno diverso dall'altro per il nome che portiamo, il nostro volto e la voce. Partiamo dal primo, avanti. Che cos'è il volto? Il grande filosofo del volto è un filosofo ebreo del Novecento, è uno di quelli su cui ho scritto di più forse, che si chiama Emmanuel Levinas. Per volto lui non intende tanto il viso, questo, non lo tratteggia neanche. Probabilmente quando pensa al volto pensa alla schiena piegata degli ebrei nei campi di concentramento, cioè la nostra parte più esposta, più fragile. Il volto è la nostra fragilità. E il volto, fragilità unica, ognuno di noi è fragile ma unico. E questo volto, lui dice, significazione senza contesto. Cosa significa? Che io sono io, al di là della mia carta d'identità. Cioè, io non sono io perché sono il professore, sono alto 1,85 m, ho peso 78 kg, 79 kg, e ho una certa macchina, eccetera. No, io sono io per la mia fragilità che è unica, che mi rende diverso da tutti gli altri. E in questa fragilità c'è iscritto anche il mio talento e la mia vocazione. Io significo che sono per me stesso, non c'è bisogno del contesto attorno, non sono un personaggio. Avanti. Il volto è unico. L'altro, l'alterità dell'altro, dice Derrida, un grande filosofo del Novecento, è una X, è un'incognita. L'altro è altro proprio perché è unico, diverso da noi, e di lui non possiamo misurare tutto, anzi, forse niente possiamo misurare di lui. Cioè, se lo vogliamo cogliere come l'altro, lo dobbiamo cogliere nel suo mistero, in questa incognita. Avanti. E il volto è fuori luogo. Cioè, l'altro che si radica nel volto non ha mai un luogo ben preciso. L'altro è questo e quello e non è né questo né quello. È bianco e nero, non è né bianco né nero. Sfugge sempre la nostra pretesa di misurarlo, sempre.
perché può sempre sorprenderci. L'altro, dice un filosofo molto noto dei nostri giorni, che si chiama Žižek, è un trauma per noi, perché noi che siamo abituati a misurare tutto, no? La spesa, il foglietto messo bene, lo stipendio in banca, eccetera, tutto misuriamo. Ci accorgiamo che a un certo punto nella nostra vita, nel fluire dei nostri bisogni, entra qualcuno che ci scompagina, che provoca cedimento del nostro io, mette in crisi la nostra capacità di misurare, e questo è l'altro. Ecco perché per noi è un trauma questo altro, e ci può sorprendere sempre. Faccio un esempio? Credo che al liceo siete stati tutti leopardiani, eh? Manzoni forse un po' meno, giusto? Leopardi. Manzoni è sempre passato un po' per un, tranne qualche eccezione, un po' per il classico bigotto, cattolico, la provvida sventura, la provvidenza, bla bla bla. Manzoni è un genio assoluto. Capitolo 34 dei Promessi Sposi. Renzo entra in Milano dilaniata dalla peste e a un certo punto il suo sguardo si appunta su una scena luminosa. La madre di Cecilia, ricordate? Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci. Ora, secondo me, una mia interpretazione, quindi prendetela come la dovete prendere, secondo me lì c'è la più grande preghiera laica della storia della letteratura. Scende questa madre che porta in braccio la bambina morta e alla finestra si vede l'altro figlio, anche lui ormai prossimo alla morte. Voi immaginate quale dolore più grande ci sia per una madre che prendere una figlia uccisa dalla peste per deporla sul carretto di Monatti e non vederla mai più. Mai più. Ebbene, si avvicina al carretto dei Monatti e chi erano i Monatti? Erano serventi pubblici i Monatti, facevano parte dell'amministrazione pubblica ed erano incaricati di portare via i cadaveri o i malati al lazzaretto. Chi erano questi Monatti? O gente immunizzata dalla peste, oppure, molto più frequentemente, dei galeotti o dei condannati a morte. Cioè gente che aveva visto di tutto, pendagli da forca, col pelo sullo stomaco diremo oggi, no? Gente abituata a tutto, quindi non è che si stupiva. E poi erano abituati a portarne via a decine, decine, decine di cadaveri. Diventava una catena di montaggio. Ebbene, il monato si avvicina per togliere la bambina, le dice aspetta, la voglio mettere io sul carretto, eccetera. Manzoni qui ha un colpo di genio. Dice che non gli fa dire niente al monato, lo descrive, dice che il monato ebbe un'esitazione involontaria e un insolito rispetto. Un'esitazione involontaria e un insolito rispetto. Non solo, quando la madre Cecilia gli dà dei soldi per far sì che la bimba fosse inumata con i suoi vestiti addosso, che non gli strappassero i vestiti, perché chiaro, quei morti poi se ne approfittavano, portavano via roba, eccetera, dice, gli dà la ricompensa. Manzoni dice che il monatto, più che la ricompensa, era soggiogato da quel nuovo sentimento. Cioè, quest'uomo abituato a tutto, che noi avremmo misurato, no? Quello lì è un poco di buono, cosa vuoi aspettarti da uno così? Ha un gesto di pietas altissimo. Quell'insolito rispetto e quella esitazione involontaria è un arretramento rispetto alla unicità dell'altro, al mistero dell'altro, al dolore dell'altro. È un movimento di sottrazione, di sottrazione. L'altro lo accogliamo se arretriamo, non se ci avviciniamo. Il famoso mito del centro, mettere al centro la persona. E certo, la metto al centro della sala così la misuro bene. Da questa posizione la colgo bene. Ma voi se vi mettete sotto un fascio di luce di un faro, la luce non la vedete, dovete mettervi a distanza per cogliere l'altro, un po' meglio. Quindi l'altro voi lo cogliete nel distacco, nella distanza, il pathos della distanza, nella conservazione del suo mistero, con il pudore lo cogliete l'altro. Con un movimento di sottrazione. È la sottrazione di questo monatto, insolito rispetto, esitazione involontaria. È questo il rapporto con l'altro, di distacco, di sottrazione, di mettersi in disparte, non di metterlo al centro. Avanti. E poi la voce, è la voce che ci distingue. Questo è Fitzgerald, il grande Gatsby. Era il tipo di voce che le orecchie seguono come se ogni parola fosse un arrangiamento di note che non verrà mai più suonato. È bellissima questa descrizione. Ognuno di noi ha una voce che è diversa da tutti gli altri.
Una madre riuscirebbe a distinguere il gemito del proprio bambino in mezzo a 1000 gemiti. Guardate ancora avanti, Calvino. Una voce significa questo, c'è una persona viva, gola, torace, sentimenti, che spinge nell'aria questa voce diversa da tutte le altre. Noi entriamo sempre in relazione con voci che sono diverse da tutte le altre. La relazione è sempre in relazione con una fragilità che è unica. Avanti. E come nome, come volto e come voce noi ci presentiamo sempre come pelle. Questo è un grande filosofo dei nostri giorni che è morto di recente, Jean-Louis Nancy, che è il filosofo della pelle, che dice che noi ci esponiamo al mondo come pelle nuda, ci esponiamo come pelle, pelle fragile, ma la nudità della nostra pelle non coincide con la verità ma con il mistero. Noi ci presentiamo agli altri con una pelle nuda, esposta, con la nostra fragilità. Ma il fatto che sia nuda non significa che noi la possiamo misurare, perimetrare, colonizzare, possedere. Noi non abbiamo la verità su quella pelle. Quella pelle noi la cogliamo nella distanza come mistero. Dove c'è mistero c'è sempre eros, se no ci sarebbe pornografia. Dove c'è mistero c'è sempre accoglimento, c'è sottrazione. Avanti. E questa nudità non è mai isolata, dice ancora Nancy. Esiste una nudità isolata? La nudità non è un essere, una qualità, è un rapporto. Noi siamo pelle su pelle, a fior di pelle, e la caratteristica della pelle non è la qualità, la sostanza, l'essere, ma il fatto che è relazione, rapporto con gli altri. Ma questo rapporto è come se fosse un rapporto fra bordi, come se qui ci fosse un altro tavolo, no? Li possiamo sfiorare questi bordi, non possiamo andare al di là, ci arresta il mistero. Il fatto che l'alterità dell'altro è sempre una X, un'incognita. Avanti. Questo apre all'erotico, non al pornografico. Questa è un'epoca pornografica, purtroppo, dove tutto è visibile, misurabile, perimetrabile. Viviamo nella società della prestazione. Efficienti, efficaci, produttivi. La nostra scuola, i nostri licei sono straordinari. Io ho avuto l'esperienza a Lugano, che era un'università internazionale, andavo ogni tanto ai test d'ammissione, anche se io insegnavo sulle specialistiche, e c'erano studenti russi, cinesi, inglesi, eccetera. Vi posso garantire che i nostri ragazzi sono preparatissimi, però tende ad essere una società e una scuola della prestazione, e anche il sesso è diventata prestazione. Ormai credo che siamo a 50 sfumature di fucsia. Tutto è prestazione. Perché sono nati il Viagra e il Cialis? La biochimica del sesso, perché se tutto è prestazione, anche il sesso, che dovrebbe essere un'attività spontanea, libera, anche il sesso deve essere prestazione. E la prestazione vive della pornografia, è una prestazione pornografica della luce e nella luce, tutto è visibile, tutto è misurabile. L'eros invece non abita la piazza, abita nel sottoscala. Eros ama nascondersi, abita in cantina. Eros ama l'interruzione, il pornografico che vuole continuità. Dove c'è continuità la pelle non splende. Due gambe che si accavallano sono molto più erotiche rispetto a un corpo nudo. Dove c'è mistero c'è eros, e dove c'è eros c'è vita, perché c'è desiderio, c'è stimolo, c'è rilancio dell'esistenza. Avanti, avanti, avanti. E allora capite il significato della carezza in tutto questo gioco di pelle, di corpi che si incontrano, assemblaggi gioiosi di corpi, diceva Deleuze, no? Il ruolo della carezza. Quando io accarezzo l'altro, non significa prendere possesso dell'altro, ma coincidere con lui o con lei in un avvicinamento senza fine. Questo è David Le Breton. Se la relazione noi la cogliamo, come oggi andrebbe colta, come rapporto con una fragilità che è unica, che si sottrae comunque sempre al mio sguardo, il momento in cui io mi avvicino a lui con questo movimento, che è la carezza, questo avvicinamento è senza fine, perché io posso continuare a avvicinarmi a lui, ma non potrò mai coglierlo nella sua interezza. Eppure non devo mai rinunciare alla mia carezza, mai. Ma pensate all'economia. Secondo voi la relazione nell'economia non conta? Quando si parla del nuovo manager della gentilezza, è la traduzione un po' semplificata di questa roba qui, Noi continuiamo a pensare che l'economia
coincida con i valori materiali, il cinismo, l'egoismo. L'economia non è il business. Il business è avidità, è obbedienza alla pulsione immediata. L'economia non significa in greco legge della casa, non significa solo questo, economia, legge della casa, ma significa anche dividere secondo convenienza. E di più, l'economia ubbidisce a due criteri, il coltivare e il custodire. Coltivare è semplice, va uomo, progetta, fai del profitto, è giusto fare del profitto in economia, ci mancherebbe. Ma attenzione, devi anche custodire. Non limitarti a fare del profitto, devi anche custodire. E cosa custodiamo noi? Custodisci per favore il mio portafoglio che ho le tasche troppo strette? Senti, se questa sera esco tardi dal lavoro, custodisci per favore mio figlio? Noi custodiamo ciò che non ci appartiene. E cosa non ci appartiene? L'altro. Quindi l'economia fa profitto nella custodia di ciò che non le appartiene, l'altro. Se non c'è custodia dell'altro, cioè non c'è relazione, anche il profitto ne risente. E la carezza, questa roba qua, ha sempre un valore economico, la carezza. Cioè entro in relazione con una fragilità. Avanti. Guardate Alda Merini, ha detto tutto. Cosa voglio aggiungere a una roba del genere? E bastava un'inutile carezza a capovolgere il mondo. Noi possiamo, signori miei, possiamo stare lì tutta la vita a dire ma sì, ho un buono stipendio, una buona famiglia, faccio le mie vacanze, ma alla fine non daremo in cambio tutto questo per una carezza. Una carezza capovolge veramente la vita, perché noi siamo in quanto vogliamo essere riconosciuti. Tu esisti perché io ti guardo. Se io non ti guardo, non sei. Se io non ti riconosco, non sei. Vi siete mai chiesti nei capitoli 20 e 21 dei Promessi Sposi perché andare in crisi all'innominato e non Lucia? Ragazzi, la partita si gioca tra un uomo carismatico, forte, intenso, colto, che ha l'innominato, e una povera contadina, poco colta, che era Lucia. Andare in crisi doveva essere Lucia, che ha le sue paure, certo, ma Lucia ha paura, l'innominato è angosciato, che va in crisi è lui. E perché va in crisi? Sì, Dio la provi da sventura, per l'amor di Dio, ma io sto sull'uomo, perché Lucia non lo riconosce. Gli dice, guarda che c'è qualcuno che conta più di te, lei si riferisce a Dio chiaramente, se un altro non mi riconosce, io sono angosciato, vado in crisi. La più bella donna di Novara, in 99 quando passano si girano e dicono sei straordinaria, poi come dico spesso Antonio il macellaio continua a tagliare giù fettine, si gira dall'altra parte, questo lo infastidisce. Il miglior medico di Novara, che ha pazienti che lo adorano, ce n'è uno con cui è in difficoltà, ci dà fastidio questa roba. È il riconoscimento che sta alla base della relazione. Ecco perché la carezza dell'altro che ci riconosce capovolge la nostra esistenza, tutta la capovolge. In un abbraccio c'è il mondo, c'è. Avanti. Vi consiglio sulla tenerezza di leggere questo bellissimo libro di Isabella Guanzini, Tenerezza, la rivoluzione del potere gentile. È un libro molto bello, non è un libro sdolcinato, e vi fa vedere come la tenerezza disinnesca le nostre logiche un po' avide, un po' ciniche, un po' padronali. È una riflessione molto densa, acuta, che vi risveglia. Guanzini, tenerezza, avanti. Il mito del centro lo saltiamo, che l'ho già fatto prima. Adesso vorrei far vedere questo quadro che secondo me indica, fa una sintesi molto molto intensa, plastica, incisiva e mirata delle cose che vi ho detto fino adesso. Cosa significa per me la relazione con l'altro? La relazione con i vostri figli anche. Questo è Rembrandt, Noli me tangere, non mi toccare. Cristo e la Maddalena. Qual è il dettaglio in quel quadro lì? Il dettaglio è che la Maddalena cerca di toccare Cristo e lui si scosta, lo vedete? Mi devo spostare, riuscite a vedere da questa posizione? Vedete che si scosta lui? Porca miseria, qui mi sono chiesto io, ma come si scosta? Tutta la vicenda biblica è una vicenda del toccare, il lebroso, il Cristo che veniva toccato, eccetera, eccetera, tutto un toccare c'è lì dentro, è un elogio dei corpi, la Bibbia, no? È materiale la Bibbia, materialismo etico proprio. E perché si scosta?
Com'è possibile che si scosti? Questo lo vuole toccare, lo vuole accogliere, gli fa vedere che gli vuole bene e lui si scosta? E questa la soluzione me l'ha offerta ancora Jean-Louis Nancy. Avanti. Tu non trattieni niente, tu non puoi trattenere né ricordare niente. Ecco ciò che devi amare e sapere, ecco che ne è di un sapere d'amore. Attenzione, ama chi ti sfugge, ama colui che se ne va. Beh, caspita, tanta roba questa. Cosa significa amare chi se ne va, amare colui che ci sfugge? Significa che il padre e la madre devono lasciare andare il figlio, il maestro deve lasciare andare il discepolo deve lasciare andare il maestro, l'amato deve lasciare andare l'amata e l'amata deve lasciare andare l'amato e l'amico nei confronti dell'altro amico. Non trattenere, cioè non possedere, non proiettare sull'altro quello che tu vorresti. Nessuno di noi è legittimato a abitare il desiderio dell'altro, nessuno. L'altro non può essere una tua proiezione. Io posso essere anche il miglior commercialista di Novara, avere 3 figli che hanno fatto tutti economia e commercio e portano avanti il mio studio, ma se il mio 4° figlio è portato per fare l'Accademia delle Belle Arti, io non posso, io lo posso consigliare, ma non lo posso trattenere. Non posso abitare la sua vocazione, la sua chiamata, la sua voce, il suo desiderio. Nessuno è legittimato a abitare la vocazione e il desiderio dell'altro. Lascia andare, non possedere, questo è il messaggio che Cristo sta dando. Non mi possedere, conduci la tua vita. Ricordate prima, non dobbiamo aver paura di essere dei re, significa questo. Non dobbiamo aver paura della nostra unicità, della nostra vocazione. Nessuno la deve trattenere, né noi possiamo trattenere quella degli altri, se no non c'è relazione. C'è compromesso, c'è opportunismo, ma non c'è relazione. Avanti, ancora. Guardate la segretezza nella relazione amorosa. Questo è Neruda. Non t'amo come se fossi rosa di sale, topazio o freccia di garofani che propagano il fuoco. T'amo come s'amano certe cose oscure, segretamente, tra l'ombra e l'anima. La relazione è un po' come l'eros, un po' come l'amore, è un amarsi segretamente, tra l'ombra e l'anima, cioè senza pretendere di conoscere le profondità dell'altro, senza pretendere di ricondurre l'altro a nostra misura, a nostro controllo, a nostra proprietà. Richiama questo il grande messaggio del simposio platonico quando dice: cosa si comunicano gli amanti tra loro? E lui dice Platone: solo per vaghi presagi, come divinando da un fondo enigmatico e buio. Cioè è la segretezza della relazione, l'altro è sempre un segreto infinito, infinito, a tutti i livelli. Qui si gioca la partita del pudore, perché purtroppo noi viviamo un'epoca di trasparenza, non di opacità, dove c'è perfetta trasparenza, come gli schermi dei computer. Digitale è utilissimo per molte cose, attenzione, io poi lo uso in lungo e in largo, ma dove c'è perfetta trasparenza, dove tutto è levigato, non ci si sporca le mani con il mondo, non c'è conflitto, non c'è esperienza, c'è misura, controllo. Dove c'è opacità invece, c'è densità, c'è mistero, c'è pudore, c'è eros. Avanti. Quindi in definitiva, se vogliamo veramente stare dentro la relazione, noi siamo chiamati a custodire la fragilità dell'altro, la sua incompiutezza. Avanti. Perché questo è Machado: sentirsi camminare sopra la terra è cosa che reca spavento al cuore. Noi lo traduciamo molto banalmente con: la vita non è semplice. Fare esperienze, vi dicevo prima, significa esporsi anche al pericolo. Quindi noi siamo chiamate a custodire la fragilità di chi si sente esposto ogni giorno alla vita, una vita che comunque è affamata di vita, che però ci presenta asperità, ostacoli, che noi tutti i giorni siamo chiamati a affrontare, se non a superare, comunque a affrontare. E l'altro vuole sentire qualche parola sulla sua esperienza, anche sui dolori che attraversa nell'esistenza. Prego, avanti. Sii dolce con me, sii gentile, è breve il tempo che resta, poi saremo scie luminosissime, e quanta nostalgia avremo dell'umano,
come ora ne abbiamo dell'infinità, ma non avremo le mani. Non potremo fare carezze con le mani, nemmeno guance da sfiorare leggere. Una nostalgia di imperfetto ci gonfierà i fotoni lucenti. Sii dolce con me, maneggiami con cura. In questi versi di Mariangela Gualtieri c'è tutto il senso della relazione. Lei vi sta dicendo, amici miei, una cosa pazzesca. Cioè, l'uomo, di solito ha nostalgia dell'infinito, dell'eternità, no? Per il credente soprattutto. Un mondo di beatitudine piena, dove c'è la vita eterna, non ci sono più dolori, non c'è più pianto, non ci sono più lutti. Lei invece, la Gualtieri, dice, guardate qui il genio della poetessa, se anche esistesse questo mondo e io fossi nell'eternità, quindi felice, beatitudine piena, eccetera, eccetera, io avrei nostalgia dell'imperfetto, di queste relazioni fragili, incompiute, imperfette, perché nell'aldilà, come pura essenza, non avrei le mani. Ma le mani mi servono, lei dice. Perché mi servono le mani? Perché con le mani che io faccio le carezze, cioè perché con le mani che io accolgo la fragilità dell'altro, è con le mani che io lo riconosco, ne faccio testimonianza, metto in luce il suo talento, la sua vocazione. Ecco perché maneggiami con cura. Avanti ancora. E quindi, ho finito, in questo rapporto che abbiamo con questa fragilità unica, con questa carezza che è sempre la carezza di un, come rispetto di un mistero, si delinea l'ascolto. La parola ascoltare, ha un tracciato semantico estremamente suggestivo e fecondo e significa custodire, sorvegliare, proteggere. Quando io ascolto l'altro, io penso al medico, al paziente per esempio, ma anche nei nostri colloqui quotidiani, io devo proteggere la sua parola, custodire la sua parola, fare sottrazione, fare spazio. Siamo in fondo, avanti ancora. Ah, questa, indietro. Ancora? Ecco. Qui dentro Shakespeare c'è secondo me il senso che noi dobbiamo dare veramente alla relazione. A tutte le cose che vi ho detto, che vi ho già condensato prima, qui c'è tutto. Sentite Shakespeare. Date parole al dolore. Il dolore che non parla bisbiglia il cuore oppresso e gli ordina di frantumarsi, di spezzarsi. Custodire la fragilità dell'altro, che è il senso della relazione, significa dare cittadinanza al suo dolore, far parlare il suo dolore, non con emissioni di suoni, anche solo con la vicinanza, con l'accostamento. Perché il dolore che non parla invita il cuore a frantumarsi, dice Shakespeare. Cioè, ci sta dicendo, abbiamo bisogno di essere accolti, ospitati, riconosciuti. Abbiamo bisogno di stare nello sguardo dell'altro. Abbiamo bisogno che lo sguardo dell'altro riconosca l'unicità della nostra pelle, del nostro volto e del nostro nome. E della nostra voce, chiaramente. Avanti, siamo in fondo. Io vorrei, finire questa relazione con, ancora con la Gualtieri. Ho iniziato con la poesia, finisco con la poesia. Avanti. Abbiamo oggi più che mai, abbiamo fame di una scossa che dalla radice ci sbranchi e dica che la vita è più misteriosa di questo poco. Siamo stanchi di questa luce spenta, stanchi di un credo modesto che ci tiene al palo. Siamo stanchi di un credo modesto che ci tiene al palo. Siamo stanchi di passioni tristi. Vogliamo vita. L'uomo, per usare una bella metafora, è un po' come il fiore della steppa. Il fiore della steppa è un fiore molto particolare che si radica al terreno per un brevissimo tempo e basta un refolo di vento per strapparlo via. Ora, a noi non ci interessa che basti un refolo di vento per strapparci via, lo sappiamo che siamo fragili, che siamo mancanti. Che l'uomo sia mancante è di una banalità assoluta. Il problema è un altro: cosa ne facciamo di questa mancanza? Sappiamo stare all'interno di questa mancanza? Sappiamo custodire la nostra mancanza e quella dell'altro? Sappiamo radicarci al terreno per un breve tempo? Abbiamo dato testimonianza della nostra vocazione? Siamo stati orgogliosi della nostra vocazione? Ne abbiamo fatto dono comunitario? Sono queste le domande.
le domande che contano veramente. Ricordate il grande tema biblico. Puei Abel o Adelfos, dov'è Abele tuo fratello? Questa è l'unica domanda a cui noi dobbiamo rispondere. Dov'è tuo fratello? Cioè dov'è l'altro? A questa domanda noi siamo chiamati a rispondere. Quando Caino dice, io sono forse Fulax, custode di mio fratello? E lui gli risponde, sì, è affar tuo fratello. Questa è la grande domanda, guardi, lasciano perdere tutta la filosofia di questo mondo. Ma noi nella nostra vita a questa domanda dobbiamo rispondere. Dov'è l'altro? Come sono entrati in relazione con lui? Che ne ho fatto di questa relazione? Questa, come l'ho sentita, non tanto concettualizzata, come l'ho sentita? Ancora il padre e la madre qui mi capiscono benissimo. Due figli escono per andare in discoteca, sanno il padre e la madre che di solito rientrano alle 3 del mattino. Ok? Sono le 4 e non si vede nessuno. Alle 4 e mezza si sente la chiave girare nella toppa e rientra uno dei due. La prima cosa che voi dite non è questa l'ora di rientrare. Cosa gli chiedete? Dov'è tuo fratello? Dov'è l'altro? L'insegnante, la prima cosa che si deve porre, la prima domanda che si deve fare è dov'è l'altro? L'unicità dell'altro. Queste sono le domande che contano, tutto il resto è robetta. Sì, un po' di cultura, ma è robetta. Questa è la domanda a cui dovete rispondere. E allora vorrei concludere con un messaggio non positivo, un messaggio in cui credo. È stato il grande problema del respiro, è stato questo periodo con la pandemia. Adesso siamo ancora senza respiro perché c'è questa guerra, ma si ricordino che gli inizi dei secoli sono stati abbastanza tribolati. L'Ottocento, le guerre napoleoniche e il congresso di Vienna. Il Novecento, la prima guerra mondiale, e il Novecento un po' in ritardo, ma la pandemia purtroppo è la guerra ucraina. Però la vita fiorisce sempre. Ancora Mariangela Gualtieri, noi siamo nel respiro, attraversiamo ancora. Grazie. Che dire, assolutamente niente di più. Fabio Gabrielli, secondo me, è una persona assolutamente incredibile. No, Fabio, ci mancherebbe altro. Il fatto di trattare un argomento come questo con la poesia che ha usato lui è una cosa, io credo che sia stata la più bella serata che abbiamo fatto, mettiamo in ordine le idee e sono orgoglioso di conoscere Fabio, veramente. Grazie mille. Abbiamo una decina di minuti, non so se qualcuno vuol fare qualche domanda, più che volentieri, credo che abbiamo qualcuno con un microfono a mo' di gelato che gira. Qualcuno vuol fare qualche domanda? Io sono toscano di origine, se volete farmi qualche domanda sulla mia terra, ben volentieri. Mi è piaciuta intanto questa relazione, mi dai la rossa per favore? Pronto, sì. Vi è piaciuta questa cosa? È piaciuta a tutti. Vi aspettavate una cosa di questo genere? Forse no, perché io mi sono posto, quando abbiamo deciso di invitare Fabio, per carità, una persona incredibile, però quando abbiamo deciso il tema dopo, avevamo molta paura che fosse trattato in modo banale, perché certo c'era il prima e adesso c'è il dopo, allora se prima era così adesso ci aspettiamo questo, così. Avete sentito che non è andato fuori tema, è stato il tema Fabio Gabrielli, è riuscito a darci, almeno io le ho provate, delle enormi sensazioni, delle fortissime sensazioni, e questo io credo che sia da parte di una persona che parla al pubblico, che parla, che vuole comunicare qualcosa, è una cosa grandiosa, grandissima veramente. Io sono veramente, ti ringrazio tantissimo Fabio, veramente. Allora, c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda? Nessuno. Questo è il periodo più angosciante. Questi sono momenti terribili questi. Tanto guardate che se non ho la risposta dico non lo so, Sempre nessun problema, anzi. Se volete chiedergli perché squadra tiene, beh, Milan, è chiaro. È un milanista, era anche ed è tuttora un calciatore. No, non sono stato, ma posso mettere anche una piccola cosa che ho letto. È un ricercatore Fabio Gabrielli
e nell'ambito della sua ricerca qualche anno fa ha avuto una comunicazione molto, molto grande, molto importante. È stato uno dei suoi lavori, con due tuoi colleghi, poi io non conosco di nome, è stato nominato per il Nobel della Medicina, per gli studi che ha fatto e che sta facendo sulla relazione, soprattutto sullo stato, correggimi se sbaglio, sullo stato di, non di ansia, ma di... I disturbi dell'umore sia da un punto di vista relazionale sia da un punto di vista biochimico con dei biochimici, adesso so poco di questo, ma insomma mi sembra una cosa veramente grossa e importante. Sì, purtroppo scusa se gli interrompo, su due cose che sono terribili, la depressione maggiore e il disturbo bipolare. Noi viviamo un'epoca, faccio un'aggiunta minima, abbiate pazienza, in un'epoca che non è tanto paranoica, ma credo che sia soprattutto depressa, perché viviamo in un'epoca povera di sguardi, ci si guarda molto poco, e la depressione è assenza di sguardi sulla vita, di sguardi sul mondo. Il depresso, depresso serio intendo dire, depressione maggiore è una nicchia molto particolare, poi ci sono anche disturbi dell'umore piuttosto importanti che non sconfinano nella depressione maggiore, ma anche quelli piuttosto importanti. Il depresso con queste caratteristiche marcate vive in un presente eterno, in cui il passato incombe per sempre e il futuro è una landa desolata. Cioè non è il malinconico creativo, questa letteratura qua da fiorellini rosa, Depresso non arriva alla maniglia della porta per uscire di casa, Non vuole lo sguardo degli altri, non vuole lui stesso guardare il mondo, cioè la luce, la vita. Questa è un'epoca povera di sguardi, quindi tendenzialmente depressa purtroppo. Grazie, io chiamerei, dottor D'Andrea a chiudere. Vuoi fare una domanda? Si parla di dopo, abbiamo parlato di dopo in una forma un po' sicuramente particolare e volevo capire, base alla tua esperienza, che sicuramente sarà un po' come quella che viviamo noi nella nostra esperienza di tutti i giorni, come ci ha cambiato la pandemia, questi due anni che abbiamo passato. Io credo che tu hai parlato di depressione, cioè io credo che siamo conciati molto peggio di prima da questo punto di vista, quindi forse qualcosa puoi dire in questo senso, sì. Tu più di me. Allora io ho disegnato quello che dovrebbe essere il mondo relazionale del dopo e che però lentamente lo stanno scoprendo anche i grandi manager e a livello di grandi strutture economiche, cioè stanno iniziando a capire che la relazione è questa cosa qui, che quindi ha bisogno di un fondamento filosofico, non si può ridurre al problem solving o alle formulette di coaching, quello magari tanto al chilo. Allora, che la pandemia ci abbia trasformati come tutte le esperienze di vita è fuori di dubbio. Per esempio, un grande psicologo americano sul New York Times ha coniato un nuovo termine, languishing, che caratterizza l'uomo pandemico. Languishing non è la depressione, è il vedere la vita come dietro un finestrino appannato, no? Una sorta di sopravvivenza, una difficoltà a stare nell'incertezza, un po' di lavoro, un po' di affetti senza particolare entusiasmo, quindi c'è un clima di incertezza abbastanza diffuso, con delle sacche di rabbia profonda chiaramente, perché le difficoltà purtroppo le vediamo tutti i giorni, e poi ci ha messo per la prima volta di fronte al dolore, quello serio, e ha messo di fronte al dolore serio, cioè alla difficoltà, al conflitto con il mondo, una generazione che non era abituata al conflitto, al confronto col dolore su così vasta scala. Un'epoca anestetizzata, parliamoci chiaro, per un minimo mal di testa c'è sempre la soluzione pronta. Quindi un'umanità che si sentiva antropocentrica, al centro dell'universo, che si sentiva protetta a livello tecnologico, a livello medico, eccetera, quindi non, quasi imborghesita, se mi passate il termine, un po' come gli antichi romani quando arrivano i barbari, si trova improvvisamente di fronte a una frattura così profonda. E questo ci ha rimesso a contatto col mondo, a sporcarci le mani con il mondo. Quindi è anche un'umanità, la parte più feconda, che sta iniziando di nuovo a sporcarsi le mani con il mondo. E questo è sicuramente positivo. Poi certo,
ci sono sacche ansiogene depressive piuttosto diffuse, ma gli adolescenti, gli effetti del long covid sugli adolescenti, ma guardate che tanti adolescenti nostri erano già in difficoltà prima, eh? I suicidi, le lesioni sul proprio corpo degli adolescenti erano già prima della pandemia. Quindi è venuta come una frattura, ma in un certo senso anche in continuità con molte sacche negative, con molte zone umbratili che c'erano già prima. La prestazione a tutti i costi, il sentirsi sempre ben adattati all'interno della propria nicchia. La pandemia ha scoperchiato queste cose. Quindi da un lato c'è un'umanità che sta crescendo perché si sta di nuovo sporcando le mani con il mondo, e dall'altro ce n'è una che è languishing, cioè che è languida, che è in questo languore, che fa fatica a uscire dall'incertezza. Però l'umano è questa roba qua, se non ci raccontiamo delle storielle, l'umano è questa roba qua, deve confrontarsi e sporcarsi con il mondo. Fabio, i nostri pazienti erano abituati ad avere delle risposte numeriche, a cercare dai medici delle risposte numeriche, ed è, secondo me questo è cambiato tanto negli ultimi tempi. Cioè prima il mal di testa era la risonanza che dà questo, e quindi si arrivava alla cosa chimica da dare. Adesso questa è entrata in crisi, una grossa crisi, la valutazione numerica di tutti i sintomi, di tutte le cose, non è più misurabile, quello che diceva prima Fabio, una situazione che dà dello sconforto, perché a me è capitato di sentire i miei pazienti che mi dicono: ma come, non mi fa fare la lipoproteina B perché ho colesterolo? No, non te lo faccio fare, perché forse se tu riesci a mangiare in un altro modo, ad avere un rapporto col cibo che ingurgiti in modo diverso, può anche darsi che non ti serva sapere qual è il numero della tal cosa, della proteina C reattiva, non ti serve. E questo poco alla volta sta entrando. E io credo che sia una delle poche cose che ho visto sul mio lavoro cambiare, e cambiare in positivo. Poi purtroppo il nervosismo, la tendenza alla maleducazione spesso c'è, al pretendere delle cose. Però alla fin fine, quando gli metti davanti al paziente: ma perché lei mi sta chiedendo la risonanza magnetica di quell'angolino lì? Ma è sicuro che le serva? E si entra un po' in crisi, forse questa è una cosa positiva. Certo, ma infatti il dopo è il tipo di relazione che io vi ho descritto. Se c'è una cosa, io sono sempre abbastanza contrario a formule retoriche: eravamo meglio, eravamo peggio, ci ha insegnato, non ci ha insegnato, ci salva, non ci salva, nessuno salva nessuno. Però c'è una cosa su cui credo che possiamo concordare, cioè che la pandemia ci ha messo di fronte al grande problema della relazione, del contatto. Cioè abbiamo scoperto improvvisamente che la relazione non è qualcosa di scontato, non è un'evidenza accecante, come dicevo prima, è qualcosa di molto più complesso. E allora stiamo iniziando a entrare nell'ottica per cui ci può essere comunità e profitto dentro la comunità solo e unicamente laove c'è relazione. Cioè secondo me, molto lentamente, soprattutto le giovani generazioni, stanno scoprendo l'unicità dell'altro. Cioè queste giovani generazioni, i quattordicenni, i quindicenni, eccetera, eccetera, per usare una formula di Emily Dickinson, stanno scoprendo che l'altro è un singolo grammo di cielo. Questo è un verso della Dickinson. Un singolo grammo di cielo. Ognuno di noi è singolo perché è diverso da tutti gli altri. Grammo perché siamo poca cosa. Siamo il fiore della steppa. Ma di cielo, perché ognuno di noi può essere straordinario nella sua vocazione. Queste giovani generazioni stanno lentamente sedimentando proprio questo concetto. Ecco perché io sono aperto alla vita. Ringraziamo Fabio Gabrielli. Non so se il Presidente vuole dirci buonanotte, se lo diciamo da soli. Grazie di essere venuti, io vi chiedo di dirlo ai vostri amici, di dirlo alle persone che vivono con voi, perché stasera siamo tanti, ma potremmo essere anche il doppio, potremmo essere di più, e serate come queste valgono 10 partite della Juve di Coppa, non c'è dubbio. Arrivederci a tutti e grazie.